Il Caulonia non riesce proprio a vincere. Contro il Pianopoli ha dominato per tutta la gara, ma nonostante la miriade di occasioni non è riuscito a spedire la palla in rete. Ha rischiato tuttavia anche di perdere. Nei minuti finali, a seguito di una ripartenza, Amendola si involava sulla sinistra. Appena in aria crossava al centro. Sulla palla si avventava Carnovale che batteva colpo sicuro. 40 ci metteva il piede, quel tanto che mandava la palla a sorvolare la traversa. Sarebbe stata una beffa, perché ripetute sono state le occasioni dei padroni di casa per passare in vantaggio. Mazzone, Yavarà e soprattutto Capocasale hanno mancato ripetutamente l'appuntamento con il gol, soli nell'area di porta e a portiere battuto. Inoltre, allo scadere del primo tempo, Mazzone aveva sprecato un rigore, mandando la palla a sbattere sul palo alla destra del portiere ospite. Sprecava anche Murdocco che sulla ribattuta mandava fuori. Ecco, proprio Murdocco è stata la novità del Caulonia. Schierata a metà campo per necessità, è stato il giocatore più in partita. Nella ripresa, dopo l'uscita di Furfaro per infortunio, ritornava nell'usuale ruolo di esterno basso di sinistra. Il Caulonia perdeva in lucidità ed ordine a centrocampo. Ciononostante dominava sfiorando il gol per almeno 5 occasioni. Il Pianopoli ha fatto la sua gara, badando a non subire gol e con repentine ripartenze riusciva a mettere il sale sulla coda degli avversari. Ma questa domenica il Caulonia può recriminare contro la sorte. La parola agli allenatori, Scerbo per il Pianopoli e Squillace per il Caulonia. Guardate, noi eravamo consapevoli che venivamo qui a Colonia e trovavamo una squadra che non merita di stare lì sotto, anche perché le squadre che ci hanno giocato nei turni passati ci hanno parlato bene di una squadra viva, attiva, che gioca bene e che giustamente sta onorando il campionato. E anche oggi devo dire che il primo tempo l'hanno dominato loro, poi il secondo ci siamo svegliati, è stata una partita viva, sia da una parte che dall'altra. Risultato giusto, io ho avuto qualche occasione nel secondo tempo, ma loro hanno creato molto di più, hanno sbagliato pure un rigore, quindi siamo contenti anche perché sappiamo che comunque Caulonia non sarà una partita, un campo facile per le altre squadre. Posto così? Oggi effettivamente non è stata premiata la tenacia di andare a cercare il risultato, che era quello che per noi era fondamentale. Al di là della prestazione, probabilmente i ragazzi l'hanno sentita un po' troppo la partita, anche se ho cercato un attimino di smorzare durante la settimana la tensione. Sapevamo comunque di affrontare una squadra ben organizzata che veniva qui a giocare una partita con tranquillità, vista la posizione in classifica. Ovviamente noi avevamo molto più da rimetterci. Mi spiace perché comunque nonostante tutto abbiamo creato parecchio, abbiamo fallito anche il calcio di rigore che poteva decisamente cambiare la partita a fine primo tempo, ma siamo stati rispetto, abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla prestazione col San Calogero perché secondo me siamo mancati di cattiveria soprattutto sotto porta. Abbiamo creato parecchio ma abbiamo altrettanto sbagliato e è chiaro che quando si mettono le partite in questo modo rischi anche poi alla fine di perderla. Dispiace perché con i 3 punti avremmo potuto agganciare l'Ostignano che è davanti a noi e andarci a giocare lo scontro diretto domenica a pari punti.